Buonasera a tutti i telespettatori di RG Studio, siamo qui nello splendido scenario dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, in attesa del concerto reading del grande Massimo Bubola. E sicuramente ricorderete questo grande autore, scrittore, che si intratterrà per diversi giorni qui appunto a Montescaglioso. Questa sera si apriranno i lavori su quello che sarà un percorso che Bubola terrà qui a Montescaglioso sulla canzone d'autore. E questa sera inizierà con la presentazione dei lavori e a cui seguiranno i pezzi, tra quelli più importanti, famosi, e con delle letture tratte dai suoi ultimi romanzi. Bubola è assolutamente una pietra miliare nel cantautorato italiano, ricorderete la sua collaborazione con il grande Fabrizio De André, diversi pezzi che lui ha scritto in collaborazione con De André, tra cui Don Raffaè, Andrea, Rimini, così come la collaborazione e pezzi che ha scritto anche per Fiorella Mannoia ed altri grandi autori italiani. E sarà sicuramente molto interessante intrattenersi con lui questa sera e soprattutto poter partecipare anche alle giornate da lunedì a venerdì della prossima settimana, in cui Massimo Bubola terrà un corso, una masterclass sulla canzone d'autore. Avrei voluto diventare Dostoevskij per curvare le parole, per ogni piego, ogni distanza, ogni riflesso che ci scardinava il cuore. Avrei voluto insieme a te rubare l'acqua della luna, ma come Orlando ho perso il senno e ho perso anche la fortuna, fortuna. Avrei voluto cancellare dai tuoi occhi quella noia e quella solitudine, ma allora davo troppe cose per scontate, non ti seguo più. Come la pioggia anche l'amore rinfresca una stagione ostile, come la pioggia anche l'amore è destinato poi a finire, finire. Le cose più importanti, come sempre noi, le diciamo senza voce. Basta guardarsi nello specchio di un perdono sotto un battito di luce. È il pianto vero, non ha lacrime, né spettatori né rifugio. Ci siamo persi in un bicchiere e ritrovati in un naufragio, naufragio. Avrei voluto diventare Dostoevskij per curvare le parole, per ogni piego, ogni distanza, ogni riflesso che ci scardinava il cuore. Avrei voluto insieme a te rubare l'acqua della luna, ma come Orlando ho perso il senno e ho perso anche la fortuna, fortuna. Thank you.
sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Un generale di vent'anni, occhi turchini, giacca uguale. Un generale di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. Quella musica distante diventa sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte e li trovai ancora lì. Chiese mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sangue dal naso. L'inferno in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiori di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Abbiamo assistito al concerto Reading di Massimo Bubola con grande entusiasmo del pubblico, grande partecipazione, e questo ci fa capire che oggi ancora la canzone d'autore ha il suo spazio e ha la sua importanza. E quello che ci ha potuto raccontare questa sera Bubola è decisamente determinante per il nostro panorama musicale. E l'importanza della sua canzone è notevole. E quello che ci ha colpito è che anche tanti giovani che forse non hanno ancora avuto una conoscenza così consolidata della canzone d'autore italiana, questa sera hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una pietra miliare della nostra cultura.
E noi lo ringraziamo perché ci ha dato veramente una grande emozione, anche perché siamo in una location veramente fantastica. E quindi vi ringraziamo di aver partecipato a questa serata con grande coinvolgimento e con grande partecipazione.